era sopra. Allora se ci siamo qui lì, ecco. Anna c'è, chiamo qui con me Anna Gritti, così facciamo una presentazione poliana del centro antiviolenza. E silenzio un attimo, scusate. Ecco, benvenuti a tutti e grazie di essere qui con noi in questo momento. Prendo la parola io perché sono un pochino più dentro rispetto al sindaco, a questa organizzazione, poi lascio la parola a chi ne sa ancora più di me. Questo per noi è un momento molto importante perché è un secondo passo di questo bellissimo progetto di riqualificazione che ha messo in comunicazione il pubblico con il privato, grazie alla signora Iezza. Che insieme con noi ha contribuito a rendere questo spazio oggi vivibile da noi, dalla gente, perché in realtà ci troviamo in una casa privata che tramite questo straordinario progetto di riqualificazione dell'architetto Raffaele Cambianica è stato previsto uno spazio che è parzialmente pubblico. Questo perché nel corso del progetto è stata scoperta questa parte della torre che prima era nascosta alla vista, è stata valorizzata, è stato trovato questo accesso che prima non era visibile, è stato aperto e è stata messa in comunicazione la casa della signora Yates con la torre medievale che è di proprietà del comune. Quindi è stata realizzata questa scala, questo nuovo accesso che prima non esisteva. Alla torre si accedeva da una portina da basso con una prima parte di scala molto angusta, quindi ora è possibile accedere alla torre da questo accesso che è molto più qualificato e che oltretutto prosegue verso questo sottotetto abitabile che è sempre parte della proprietà della signora Yates, ma che sarà possibile discutere di mettere a disposizione anche per degli eventi pubblici, così come è avvenuto l'anno scorso per il convegno Curare la Storia. Ecco, oggi la torre è particolarmente bella perché è ricca anche dell'arte, oltre che della storia, di Anna Gritti, che ha voluto portare qui a Casazza le sue opere, opere che parlano di donne e che avrete tra poco l'occasione di vedere e di ammirare. Parlando di donne è stato tutto un caso, si è chiuso un cerchio, perché noi stavamo a Casazza già parlando di donne nell'ambito dei servizi sociali, perché l'assessore Silvia Pasinetti con la consigliera Cristiana Bosio, che è stata assessore prima di lei, insomma sono tutte e due allo stesso piano, lavorano su questo progetto insieme con il gruppo Aiuto Donna, che è allargato alla Val Cavallina, stanno ragionando appunto sulla prevenzione della violenza insieme a realtà già più strutturate. Quindi lascio un attimo la parola su questo tema a Oleana del Centro Antiviolenza, che ci spiega perché c'è stato questo incontro tra donne di Anna Gritti e donne del centro. Buonasera a tutti. Effettivamente mi dispiace un po' in questa atmosfera di festa portarvi con uno sguardo su questa piaga che è la violenza maschile contro le donne, però che suscita quando se ne parla immagini non proprio belle, no? Però il silenzio e l'indifferenza uccide, e questo lo sappiamo. Quindi il vostro territorio ha dato sollecitazioni da un po' di tempo perché vuole dare accoglienza a questo fenomeno, a queste donne che hanno bisogno di accoglienza particolare. Quindi hanno sollecitato, diciamo noi che siamo già a Bergamo da 20 anni che lavoriamo, e in modo particolare chi ci ha sollecitato? Un gruppo di donne proprio del vostro territorio che si sono messe insieme a ragionare sulla violenza maschile contro le donne e insieme hanno voluto proprio occuparsene, ma in modo serio, cioè si stanno affrontando, hanno affrontato e stanno percorrendo un corso di formazione proprio per essere pronte ad aprire prossimamente questo luogo che noi dei centri antiviolenza chiamiamo un luogo di libertà, dove la donna
arriva, porta i suoi bisogni, i suoi desideri e chi troverà? Troverà un gruppo di donne come lei, preparate, pronte ad accoglierla, a non giudicarla, ad accompagnarla nel percorso di uscita dalla violenza che lei sceglierà. Quindi queste donne, un applauso forte, sono, alcune sono qui e con loro dice: noi ci siamo. Anche ha partecipato il vice sindaco di Ranzanico, Stefania Bianchi, insieme con noi, per rappresentare i comuni della valle, che è qua con noi anche questa sera. Mi ha chiesto Anna di non intervenire, ecco, perché non ama molto parlare le sue opere, però c'è all'inizio del percorso espositivo c'è un pannello dove lei esprime il senso della sua, del suo lavoro, quindi oltre che guardare e ascoltarla tramite le opere potete leggere qualcosa di lei su questo pannello. Sempre vice sindaco, però giustamente ha seguito di più anche il, diciamo, l'evolversi di questa di questo, si può dire, connubio tra pubblico e privato, che poi ovviamente verrà anche magari ufficializzato tramite accordi, convenzioni eccetera, appunto per l'utilizzo di questi spazi che sono proprio, come vedete, unici, cioè sono unici, e però da una parte c'è il pubblico e il privato. Questo mi dà anche appunto l'occasione per ribadire il grazie da parte dell'amministrazione per appunto una persona come Madeleine Yates, che appunto rappresenta la parte privata di questa vicenda, che però non ha ragionato appunto solo da privato in maniera così chiusa, egoistica, se vogliamo, e ne aveva tutto il diritto, perché quando uno acquista un bene del genere poi investe una certa anche somma per rivitalizzarlo, per sistemarlo eccetera, a fronte di un innamoramento del posto che lei ha avuto, perché non è di Casazza, non è originaria di Casazza, ma bensì di Londra, giusto? Verità Africa, però. Esatto. Però ce la siamo trovata qui a Colognola, e questa è stata per noi una sorpresa, e che continua appunto a portare poi delle sorprese positive. Per cui ringraziamento credo che sia d'obbligo, perché senza appunto questa volontà e sensibilità del privato verso anche la storia, la cultura locale di un piccolo borgo come Colognola non si sarebbe arrivati a questo. Io penso che è fondamentale, quindi davvero ringraziamento da parte di tutta l'amministrazione a nome della comunità di Casazza. Questo è assolutamente da ribadire sempre. Anche perché, grazie anche già al momento organizzato l'anno scorso, eccetera, i vari momenti che sono stati così, hanno preso inizio qui a Colognola, diciamo piano piano questa nostra frazione si sta un po' rivitalizzando, e è anche bello oggi appunto riscoprire un po' la nostra origine, la nostra storia, eccetera, e ridare vita a questi borghi. E niente, ringrazio poi tutti coloro che hanno seguito questa vicenda e la stanno continuando a seguire, sia dal punto da parte dell'amministrazione, soprattutto il vice sindaco Carlo Zambetti, in collaborazione anche con l'architetto appunto Cambianica Raffaele. Ringrazio, visto che i sindaci ringraziano sempre ovviamente, anche l'artista che abbiamo qui oggi e il gruppo che si occupa di questo problema, diciamo, della violenza maschile contro le donne, e tutti coloro che si stanno dando da fare per fare in modo che anche in Val Cavallina ci sia un punto di riferimento per iniziare magari ad affrontare meglio questo problema. E siamo, mi sembra, agli sgoccioli, diciamo, l'impegno che c'è stato da parte
diciamo, di persone sensibili dell'amministrazione, delle amministrazioni locali e non è stato, mi sembra di aver visto, continuo e molto forte. Niente, ringrazio, ho già ringraziato abbastanza, non so se tu vuoi dire qualcosa, direi di sì, dai. No, solo ringraziarvi tutti della presenza, dico le stesse cose di te, anche Carmen, anche Raffaele, di tutto, senza di voi, come dico sempre, non avrei potuto fare niente. Senza di noi, dai, tutti. Sì, sì. Ma è reciproco, io credo che sia reciproco, assolutamente. Queste cose avvengono quando le due parti si incontrano e c'è una visione, credo, comune, insomma. Era il destino, secondo me. Sì, sì, esatto. Ecco, io volevo scusarmi se c'è stato un pochino di attesa per l'accesso.